È ovvio che i numeri che oggi usciranno da questa votazione sul presidente Casellati sono dei numeri estremamente che chiariscono esattamente la situazione della coalizione. È ovvio che se, specialmente se scende sotto i 400, alcune perplessità della tenuta del centrodestra e oltretutto anche una prospettiva politica futura è da discuterne, perché vuol dire che all'interno, da parte di tutti i partiti che compongono questa coalizione, ci sono alcuni problemi. Un metodo che è completamente sbagliato. È da un anno che stiamo facendo un governo di unità nazionale perché c'è un'emergenza in questo paese. Voler fare un'operazione di forza si è dimostrato fallimentare, e anche tanti parlamentari del centrodestra l'hanno dimostrato con questa operazione. Le forze politiche ora credo sia compito di tutti, soprattutto dei principali partiti della coalizione, sedersi seriamente a un tavolo, non deludere gli italiani, trovare un accordo su un nome autorevole e ampio e dare all'Italia un presidente adesso. Ma Salvini può ancora parlare a nome di tutto il centrodestra dopo questo risultato? Ma Salvini è il leader della coalizione, parlerà a nome di tutto il centrodestra, certo, non è un tema, non stiamo giocando alla resa dei conti interna o alle prove muscolari, stiamo cercando un presidente della Repubblica in una trattativa che è complessa, che non va banalizzata e che speriamo possa portare ovviamente a dei risultati utili, perché l'Italia ha bisogno di ripartire in fretta. Io sono molto dispiaciuto, è stato un errore gravissimo forzare sulla seconda carica dello Stato per dare una spallata. Noi credo con senso di responsabilità abbiamo deciso di non partecipare al voto proprio per non dare un voto contrario al Presidente del Senato. Detto questo, mi auguro che serva di monito a tutti. Questa è una partita che non vince qualcuno, la deve vincere l'Italia, quindi ci vuole senso di responsabilità, abbiamo 2 ore per lavorare. È l'ora di fare il nome di Mario Draghi? È l'ora di fare il nome che tiene unito il paese. E qual è? Però ullala. Se lo sapessi o se lo avessi, comunque non glielo direi. Però che nome proponete? Tenga conto che io non faccio parte dei gruppi parlamentari, sono un presidente di regione, quindi sono un elettore coerente con il centro-sinistra, ma autonomo. E che cosa chiedete però? Ho parlato di una delle ipotesi, quella di che le regioni vadano a chiedere a Mattarella di... Oggi stesso? Al prima possibile. Sì, intanto il centrodestra ha voluto fare questa prova di forza mettendo a rischio la seconda carica dello Stato. Credo che questo sia abbastanza pesante. Anche dal punto di vista istituzionale ci auguravamo che non lo facessero, invece è accaduto. Adesso vediamo intanto come si atteggeranno le altre forze. E alle 5 abbiamo un'altra votazione, dobbiamo cercare un candidato o una candidata che può essere eletto, perché il Presidente della Repubblica, fin quando non cambiamo le regole, che a nostro avviso dalla prossima volta dovrebbe essere eletto dai cittadini e dalle cittadine, ma fin quando non cambiamo le regole, il Presidente della Repubblica lo elegge il Parlamento, quindi dobbiamo avere i numeri e quindi il dialogo tra le forze dovrebbe essere un candidato condiviso che ha i numeri per essere eletto. Se dovessi valutare quello che sta accadendo in Parlamento è veramente, come dire, una ipoteca alla via dell'inferno della politica e delle attività parlamentari. Cioè ieri l'astensione, oggi l'astensione. Ma insomma, guarda, io sono come qua, vede questo uomo, l'uovo di Colombo, in questo caso l'uovo di Mastella, quindi una tesi mia. Se lo disse a Colombo quando fece l'uovo, quindi il famoso uovo di Colombo, tutti dissero: ah, ma lo sappiamo fare anche noi, perché Colombo aveva sbattuto un po' l'uovo ed era rimasto in piedi anziché no. No, voglio dire, stamattina avevo detto, avevo criticato la scelta della Casellati, con tutto il rispetto alla Casellati, perché tu metti in piedi la Casellati soltanto ci sono alcune condizioni particolari, quali che lei abbia a recuperare attraverso quelli che l'hanno condotta questa sorta di martirio politico, riesco a recuperare nell'ambito della coalizione opposta. Ma come fai a recuperare nell'ambito della coalizione opposta se tu prima dici Casellati e la circoscrivi alla tua alleanza, cioè assieme anche a Fratelli d'Italia? Un minuto dopo che hai presentato la Casellati chiedi agli alleati di maggioranza di governo, di cui non fa parte Fratelli d'Italia. Come fanno quelli a dire vogliamo la Casellati se tu proponi questo con l'unico oppositore al governo e la maggioranza politica, che è quella chi indica la Casellati? Quindi francamente mi pare una cosa stravagante, incredibilmente strana. Cioè, Salvini sta ripetendo l'errore del Papete, questa è la mia opinione. Cioè, allora, io dico questo solo, lo dico anche ai parlamentari. Bene tutto,
Ma se noi abbiamo una persona che è ministro della giustizia, ex presidente della Corte Costituzionale, ha insegnato diritto costituzionale in tutto il mondo, non la eleggiamo, scelta legittimissima, però per favore il giorno dopo le parlamentari donne non ricomincino con non riusciamo mai a eleggere una donna alle alte cariche dello Stato, è un'occasione mancata. Questo vale per la Cartabia, ma vale anche per la Belloni, per altri versi. Allora, il punto non è la disponibilità di nomi, ci sono tutte persone di grande qualità, Amato, Cassese, ci mancherebbe. Il punto è che non c'è un luogo dove si discute insieme dei pro e contro delle diverse situazioni. È una cosa incredibile, inimmaginabile. Io ricordo che da 2-3 giorni parliamo solo di Quirinale, ma negli ultimi 2 anni solo di pandemia, che c'è ancora e che ieri ha fatto quasi 400 morti. Ma come si fa? Ma è chiaro che tu puoi fallire. Ma quello che è incomprensibile per i cittadini è il fatto che neanche ci provi, seriamente. Ecco, io credo che questa è la prima cosa, urgente per non avere una lesione della reputazione istituzionale più di quanto già non sia accaduto. Ma nel gioco dell'oca, Draghi, Casini, cioè, perché poi si torna anche sempre lì, Draghi, Casini, Mattarella. Sì, sì, ma perché il gioco è continuo, cioè Draghi, Casini, Mattarella, poi forse a un certo punto uscirà fuori di nuovo Berlusconi, poi arriverà mia cugina, mia zia, mia nonna, ma chi se ne frega, non è il modo in cui si decide una cosa, non può decidersi così, perché tu non hai la situazione in cui c'è una maggioranza chiara che elegge il suo Presidente della Repubblica come è stato l'ultima volta con Mattarella e dunque per evidenza ti devi sedere a discutere, ma lo sapete tutti, se no possiamo andare avanti in modo accidentale, a un certo punto eleggeremo qualcuno, chissà come, chissà quando, chissà con quali conseguenze sul governo. Io non lo so, non credo si possa fare. Quindi bene tutti i nomi, noi siamo disponibili per quello che conta e quello che vale a parlare di tutti i nomi, ma semplicemente bisogna trovare un luogo dove parlare, perché ripeto, questa è la prima elezione del Presidente della Repubblica in cui si va avanti a WhatsApp. Ditemi voi se si può fare così. Grazie.